Buongiorno, oggi ci occuperemo innanzitutto di spettri, filtri e altre caratteristiche della luce e poi soprattutto ci occuperemo di illuminatori che sono indispensabili in ambito industriale per realizzare dei sistemi di visione. Allora, partiamo di qua. E vediamo subito una cosa importante, e cioè lo spettro. Di questo ne abbiamo già parlato. Sappiamo che lo spettro visibile va da circa 380 nanometri fino a circa 780 nanometri. Abbiamo anche già visto che un corpo nero è sostanzialmente un oggetto che assorbe tutta la radiazione elettromagnetica ed è una sorgente di radiazione soltanto sulla base della sua temperatura T. Abbiamo anche visto che sostanzialmente la temperatura in gradi Kelvin della luce diurna è intorno ai 6500 Kelvin, appunto, e le lampade incandescenti a incandescenza lavorano intorno ai 3-4000 Kelvin, le lampade allo xenon lavorano addirittura a 5500 perfino a 12000 Kelvin, infatti sono usate per produrre una luce bianca molto intensa, possono anche essere usati per i flash. Di solito i flash sono realizzati con lampade allo xenon. È possibile realizzare dei lampi addirittura da un microsecondo fino a 20 microsecondi. Infine, le lampade a fluorescenza lavorano diciamo a 3000-6000 Kelvin. Non sono vere e proprie lampade, sono gestite utilizzando la corrente alternata e hanno il flickering, ovviamente dovuto al fatto che lavorano in corrente alternata. Vedete qui, questa è un'immagine presa da Wikipedia, classico esperimento di Newton, e vedete che lo spettro di una lampada incandescenza è uno spettro molto continuo, lo spettro di una lampada a fluorescenza non è assolutamente continuo. Ora, io volevo mostrarvi proprio un esempio. Diciamo fare con voi un piccolo esperimento dal vero. Allora, innanzitutto avevamo visto a suo tempo come era possibile utilizzare un reticolo sinusoidale che produceva soltanto l'ordine 0 e l'ordine 1. Ebbene, questo è un reticolo non sinusoidale. Classico reticolo di diffrazione venduto per pochi euro, comprato alcuni anni fa. Se volete lo trovate abbastanza facilmente in commercio per vostra curiosità. Questo è il laser e, come potete vedere, in questo caso voi non avete più soltanto l'ordine 0. Eccolo qua. Vedete che si vede anche, per esempio, ordine 0, ordine 1 e poi questo è l'ordine 2 e ovviamente ce ne sarebbero anche altri. Ok? Bene, però io vorrei farvi vedere qualcosa di più interessante, cioè farvi vedere in azione questi spettri, per cui ci muoviamo qua. Allora, io ho puntato la telecamera, la solita telecamera industriale che vi ho mostrato sulla collina, dal balcone. Allora, vedete qui, questo è il faro della Maddalena, vedete che si illumina periodicamente, è stato ristrutturato alcuni anni fa e io vi vorrei mostrarvi che tipo di luce emette questo. Questa per esempio sono luci di probabilmente di un vanoscale di una casa molto lontana e queste sono altre luci della collina, sono tipicamente delle. Penso che siano, anzi, sicuramente sono delle antenne, perché sulla collina ci sono molte antenne, queste devono essere le luci di segnalazione. Ora, il reticolo in questo caso io l'ho già montato sulla telecamera e l'ho semplicemente montato con un pezzo di nastro di carta davanti all'obiettivo. E cosa succede? Succede che a questo punto questa luce e questa luce mi producono uno spettro. Quindi questo è l'ordine 0, qui sopra da qualche parte c'è l'ordine 1, qui sotto da qualche parte c'è l'opposto dell'ordine 1, quindi qui la stessa cosa, qui ci sarà l'ordine 1, qui da qualche parte ci sarà l'ordine 1 e poi sopra ancora ci saranno gli altri ordini. Però io mi accontento di guardare l'ordine 1.
Per cui adesso lo proviamo a guardare un attimo solo. Eccoci qua. Adesso mi muovo con le regolazioni, mi muovo verso l'alto. Adesso cominceremo a vedere apparire la parte iniziale, a parte quel riflesso che è proprio solo un riflesso, perché ovviamente qui la qualità lascia un po' a desiderare. Eccoli, vedete, comincia ad apparire lo spettro di quelle luci che sono sicuramente luci a fluorescenza. Vedete, questo è il blu, non è continuo, ci sono dei punti più intensi, punti meno intensi. Il verde non è uno spettro continuo, come potete vedere, è una classica lampada a fluorescenza. Però adesso, aspettate che tolgo il puntatore del mouse, adesso volevo mostrarvi lo spettro della luce. Eccolo lì, vedete? Quello è lo spettro della luce del faro della Maddalena. Adesso vedete è spento perché sta ruotando. Adesso ancora qualche secondo. Eccolo qua, vedete, lo vedete ricomparire. Vedete che principalmente nel verde, in modo ridotto sul rosso, probabilmente una lampada principalmente al mercurio. Comunque di sicuro non è una lampada LED. E adesso un'ultima cosa che volevo mostrarvi. Ci spostiamo un po' più a destra. Allora, abbassiamo un po'. Notate che questo è un reticolo da 500 linee al millimetro e come potete vedere riesce a, diciamo, aprire piuttosto bene lo spettro. Adesso mi sposto un po' più in là perché ci dovrebbe essere lo spettro di un'altra luce. Eccola qua. Eccola qui. Che avevo già verificato prima. Vedete, questo è un altro spettro. Adesso vado giù. Eccoci qua. Vedete, questo è uno spettro praticamente continuo. Sembrerebbe uno spettro di una lampada ad incandescenza, perché vedete che è molto molto ben continuo. Ora non credo che sia proprio una lampada ad incandescenza, è probabile che sia un LED. La lampada LED è un faretto. Adesso proviamo a guardare esattamente che cos'è, però ovviamente si vede fino a un certo punto, vedete queste sono case lontane, quello è il solito riflesso ma non c'entra nulla, questa è la strada e questo è il faretto, vedete? Questo è il faretto che generava quello spettro sostanzialmente molto simile ad uno spettro di una lampada ad incandescenza. Come vi dicevo, aspettate che spengo il laser, inutile consumare la batteria. Ecco, come vi dicevo, vedete qui io l'avevo scritto a suo tempo, 500 linee al millimetro. Questo è del tutto analogo a quello che è montato sull'obiettivo della telecamera, ne avevo due, ne avevo anche due da 1000, ma comunque, e questo tipo di questo era quindi per mostrare come con un reticolo non sinusoidale si possa vedere chiaramente ben più che l'ordine 1, l'ordine 0, l'ordine 1 e così via. E mentre se io uso il laser, la luce monocromatica, quindi vedo solo dei punti. Se uso luce che non è monocromatica, ovviamente si apre tutto lo spettro. E se voi prendete uno di questi reticoli che se volete appunto trovate su internet a pochi euro e semplicemente lo mettete davanti all'occhio come se fosse una lente di un occhiale e poi guardate delle sorgenti di luce, preferibilmente puntiformi, vedete il loro spettro comparire. Funziona anche con le stelle. È molto istruttivo. Bene, allora quindi abbiamo visto il discorso dello spettro e quindi
ci mettiamo a parlare con più dettaglio di filtri. Allora, i filtri servono sostanzialmente per migliorare le immagini e sono in ambito appunto industriale, è molto utile poter mettere dei filtri di fronte alle lenti ed eventualmente anche di fronte alla luce. Questi filtri possono essere di vario tipo, possono essere filtri diciamo normali, quindi per far passare ad esempio luce di vario tipo, oppure per filtrare, per far passare o per filtrare via la luce infrarossa oppure l'ultravioletta. Si può anche ottenere appunto una risposta spettroscopica, quello che abbiamo fatto adesso, anche se in modo molto naif naturalmente, perché è chiaro che la qualità era quella che era. E inoltre con opportuni filtri si può anche ottenere l'effetto Raman. L'effetto Raman, probabilmente qualcuno di voi l'avrà già sentito nominare, è un effetto molto molto interessante, per cui se voi utilizzate un laser per illuminare un campione, praticamente di qualsiasi cosa, e questo reagisce producendo anche un debole scattering su frequenze leggermente diverse. È una specie di fluorescenza, però è diversa. Funziona sia con frequenze maggiori che con frequenze minori, si chiamano frequenze di Stokes e di anti-Stokes, e questo effetto Raman è così importante e raffinato che viene oggi usato in campo chimico per individuare le specie chimiche con una precisione impressionante. Per esempio, può essere utilizzato per verificare se un reperto archeologico di un qualche tipo, non lo so, un dipinto, è formato da determinati pigmenti, eccetera, eccetera, oppure no, ma naturalmente funziona benissimo anche per caratterizzare le medicine, le sostanze chimiche in generale, eccetera, e quindi può essere usata per identificare specifiche sostanze. Raman per questa scoperta vinse il Nobel, se non sbaglio, nel 28, nel 29, era uno scienziato indiano e fu una scoperta assolutamente eccezionale, anche perché tenete conto che lui non aveva il laser. Altrimenti si possono utilizzare filtri polarizzatori, questi possono essere usati sia sulla luce che sulla telecamera, in quanto in questo modo si possono cancellare le riflessioni. E possono essere usate quindi alcune proprietà specifiche delle immagini per una detection automatica. I parametri di Stokes, che non sono quelli di cui ho parlato prima per l'effetto Raman, possono essere usati per caratterizzare la luce polarizzata. Comunque adesso vedremo poi meglio qualcosa in merito. In alcuni casi può essere necessario usare dei filtri UV-IR che però in questo caso bloccano l'UV oppure l'IR o tutte e due, soprattutto nelle telecamere a colori, perché altrimenti la luce UV oppure IR andrebbe fuori fuoco a causa di aberrazione cromatica quasi inestinguibile anche nei migliori obiettivi, e quindi è anche per il differente bilanciamento del bianco, e quindi provocherebbe un abbassamento intenso della qualità dell'immagine. I filtri specifici, quindi in grado di far passare o filtrare via determinate frequenze, cioè lunghezze d'onda, sono quelli, diciamo, i migliori, sono cosiddetti a interferenza. Sono costruiti con materiali di Croici, con diversi strati di materiale, mentre quelli colorati in pasta, quindi pasta di vetro colorata, hanno una banda per esempio di 100 nanometri con una capacità di trasmettere al picco al 50%, quindi non passa tanta luce. Invece un filtro a interferenza può avere una banda passante di soli 10 nanometri o anche meno e trasmettere il 90%, quindi è un filtro quasi ideale. Tuttavia i filtri interferenziali hanno qualche problema. Per esempio, se voi li disassate, cioè non li mettete perfettamente ortogonali al fascio, la lunghezza d'onda di progetto cambia, e neanche di poco, quindi bisogna
da fare molta attenzione a non inclinarli. Inoltre, se dietro montate un obiettivo veloce, quindi minore di F4, per esempio F2.8, F2, per esempio l'obiettivo della telecamera che abbiamo visto poco fa è un F1.85, l'avevamo visto su tempo, per di più lì per ottenere immagini notturne io avevo adeguatamente spinto il guadagno al massimo. Che cosa succede? Succede che può passare della luce al di là della banda passante prevista perché i raggi entrano nel filtro troppo inclinati. Inoltre si possono i filtri interferenziali hanno una superficie che è praticamente a specchio e quindi si possono verificare delle riflessioni sulla superficie del filtro che possono produrre effetti fantasma, proprio come abbiamo visto prima, solo che lì gli effetti fantasma erano dovuti al fatto che il reticolo di diffrazione era montato in due vetrini, a loro volta montati in un telaietto per diapositive, mentre nell'altro caso è dovuto al fatto che il filtro è riflettente per i fatti suoi. E abbiamo parlato poco fa di parametri di Stokes, non quelli di Raman. Sono dei numeri che servono a caratterizzare la luce polarizzata. Noi non entreremo nei dettagli, se volete qui avete ampi riferimenti. Ci sono quattro parametri che danno il cosiddetto vettore di Stokes. Uno dei problemi è che se voi avete un determinato fascio di luce, questo è rappresentato da un vettore di Stokes univoco, però ci possono essere due fasci di luce con lo stesso vettore di Stokes che non sono necessariamente uguali otticamente. I vettori di Stokes sono funzioni della frequenza. Come fate a calcolare questi vettori di Stokes? Vi serve un polarimetro, cioè uno strumento che misuri la polarizzazione. E in particolar modo, se volete, vedete, per fare la misura sperimentale potete vedere questo riferimento, oppure, e poi in generale avete bisogno di un polarizzatore lineare, quanto più possibile ideale, e anche una lamina a quarto d'onda. E poi vi serve un misuratore di flusso, quindi un fotodiodo qualsiasi. Utilizzando i vettori di Stokes come punto di partenza potete ottenere una matrice 4x4, detta matrice di Müller, e se la luce è pienamente polarizzata potete usare al posto del vettore di Stokes e quindi la matrice di Müller un altro tipo di vettore chiamato vettore di Jones con la relativa matrice di Jones. Ok? In generale si tratta di modi per costruire un polarimetro. Ora, qui stiamo parlando di un polarimetro che è in grado di misurare un punto, perché ha un solo detector. Okay? Però, proprio un paio di anni fa, sono uscite in commercio una serie di telecamere in grado di funzionare da polarimetri, sia come telecamere lineari, sia anche molto recentemente come telecamere in area scan. Ebbene, per esempio, la DALSA, che è leader nella produzione di telecamere lineari, quindi usate principalmente per scopi industriali, produce questo tipo di telecamera lineare, che è una telecamera lineare che produce contemporaneamente quattro differenti immagini, senza filtro, polarizzatore a 0 gradi, polarizzatore a 135, polarizzatore a 90. Quindi le immagini sono ottenute utilizzando anziché una sola riga come fanno normalmente le telecamere lineari, quattro righe, e una senza filtri, una con un filtro a 0 gradi, una con un filtro a 135 e un'altra con un filtro a 90. E questo ottenuto di fatto mettendo dei filtri, tanti piccoli filtri davanti a ciascun pixel. Okay? In questo modo è possibile misurare birefringenza, stress, rugosità superficiale, specifiche proprietà fisiche, tutto quello che si può misurare con un polarimetro. E 2K significa che ogni linea è composta da 2048 pixel, 70 kHz è il massimo line rate. Se vi ricordate, si era parlato di avere telecamere lineari fino a 140.000 frame al secondo, questo è un pochino meno potente. Il sensore è composto quindi da 2048 x 4 pixel. 4 perché sono 4 righe, ciascuna di 14,08 micron. Ci sono, come dicevo, anche telecamere cosiddette area scan in grado di fare la stessa cosa. Io ne ho un modello, di una ditta che si chiama Lucid, e è in grado appunto di funzionare
esattamente come si diceva qui, però con in modalità area scan, ed è molto efficace. Bene, procediamo. Allora, la teoria di Abbe l'abbiamo già vista, abbiamo anche fatto un esperimento in merito, e quindi questo significa che nel piano di Fourier della lente è possibile inserire una maschera opaca, cioè un filtro spaziale, per esempio mettendo un anello oppure un qualche tipo di stop, è possibile bloccare o trasmettere specifiche frequenze. Ovviamente la frequenza al centro è la continua, man mano che voi vi allontanate sono frequenze più alte. E quindi in generale se io utilizzassi una luce monocromatica e coerente, quindi a fasci paralleli in questo caso, e metteste, se voi mettete una diapositiva nel fuoco dell'obiettivo, e dopodiché nel secondo fuoco, cioè dall'altra parte, potete mettere il blocco per fermare certe frequenze, poi se utilizzate una lente in grado di ricostruire l'immagine, avete l'immagine filtrata, che è quello che avevamo visto a suo tempo. Okay? Notate anche per vostra curiosità che lo stesso sistema può essere usato per pulire la luce laser. Pulire significa togliere le componenti ad alta frequenza, perché in certi casi può essere utile avere una luce laser che sia la più pulita possibile. Attenzione solo al fatto che, siccome nel punto in cui si riforma il fuoco, il laser è molto concentrato, quindi l'energia del laser è molto alta, si potrebbe addirittura avere rottura dell'aria, cioè sostanzialmente il laser potrebbe essere così intenso da produrre, diciamo, da danneggiare l'aria, quindi addirittura da far sostanzialmente bruciare, ecco, esplodere l'aria, quindi con gravi pericoli naturalmente. Ci sono anche altri filtri, per esempio un tipo classico di filtro è il cosiddetto filtro anti-aliasing, viene usato ad esempio nelle macchine fotografiche, anche se in realtà oggi come oggi è sempre meno usato, ed è sempre meno usato perché oggi come oggi i pixel delle telecamere ormai sono molto piccoli. E quindi non c'è più bisogno del filtro anti-aliasing. Comunque, in generale, un filtro anti-aliasing per definizione dovrebbe avere un MTF uguale a 1 fino alla frequenza di Nyquist e poi andare rapidamente a 0. Un filtro ideale non può essere costruito, si possono costruire filtri quasi ideali, per esempio il filtro di Butterworth. Chi di voi ha fatto elettronica probabilmente ha sentito parlare dei filtri Butterworth. Voi non utilizzate il filtro passabasso di tipo anti-aliasing, succederà che le frequenze sinusoidali più alte sono traslate in una frequenza spuria che è fs-f0, dove fs è la frequenza di campionamento, che è insufficiente in questo caso, ed f0 è la frequenza di ingresso, che non dovrebbe esserci al di sopra della frequenza di Nyquist, che avrebbe dovuto essere filtrata. Sono i cosiddetti battimenti. In certi casi si hanno anche fenomeni di aliasing colorato dovute alle differenti frequenze di Nyquist per i differenti colori nell'array di Bayer. Di questo ne avevamo già parlato. Vedete che questi colori spuri sono dovuti appunto a questo fenomeno. Nel caso di sistemi con otturatore meccanico oppure utilizzati a mano libera, ovviamente si possono produrre delle vibrazioni, ne abbiamo già parlato, e si possono utilizzare dei sistemi antivibrazioni. Ovviamente nelle reflex lo specchio è la principale fonte di vibrazioni, si può però utilizzare il mirror lock-up, cioè alzare lo specchio. Vi ricordo che oggi come oggi le telecamere industriali, salvo rarissimi casi, non hanno otturatore meccanico, quindi con l'otturatore elettronico il problema non si pone. I sistemi antivibrazione hanno un accelerometro che misura la vibrazione e poi cancellano in modo attivo la vibrazione spostando o una parte della lente oppure il sensore oppure tutte e due.
o perfino anche soltanto muovendo l'immagine digitale. Questi ultimi sono quelli più, diciamo, più economici, con minore efficacia. Il sistema più efficace in assoluto è muovere il sensore. Chiaramente nei sistemi industriali le vibrazioni possono ridurre l'MTF. A me è capitato alcuni anni fa di avere una telecamera che è stata danneggiata nel giro di pochi mesi da una vibrazione che era trasmessa da un'apparecchiatura industriale. Un robot, sostanzialmente un robot industriale, che produceva una vibrazione che a lungo andare, nel giro di qualche mese, ha rotto la telecamera. Quindi non solo ci sono problemi di vibrazioni e quindi di perdita dell'MTF, ma ci sono anche proprio problemi di danni fisici. Se non si possono evitare con un progetto differente, di solito la cosa importante è costruire adeguatamente la staffa e possibilmente fissare la staffa al pavimento di cemento, che è tipico delle industrie sostanzialmente. Si possono però usare anche dei materiali, se proprio non si può, non se ne può fare altrimenti, per assorbire le vibrazioni. Questo è un materiale molto comune, chiamato Sorbotan, venduto anch'esso da Nuonoptics, che può essere usato appunto per assorbire le vibrazioni. Non è costoso e pensate che nel datasheet è anche spiegato esattamente quanto spessore usare e come montarlo per riuscire ad assorbire le vibrazioni al meglio. Il sistema di anti-shake di solito viene utilizzato per rimuovere la polvere, cioè c'è un piezoelettrico che fa muovere il sensore e questo sensore appunto può venire mosso in modo, dico, quasi casuale per scrollare via la polvere dal sensore. Oppure può essere mosso in modo molto preciso per effettuare l'anti-shake. Oggi come oggi i due sistemi sono correlati. Per impedire il deposito della polvere ci sono anche molto spesso depositi antistatici e naturalmente bisogna ricordare sempre che c'è una stretta relazione tra la profondità di fuoco e la visibilità della polvere. Chiaramente la polvere riduce il contrasto. Quanto? Ma in realtà poco, non così tanto. Chiaramente nei punti esatti dove c'è il granello di polvere, se vi ricordate, l'avevamo visto quando ci eravamo occupati del foro stenopeico, chiaramente si ha una riduzione puntuale molto più elevata, però in generale non è così terribile la situazione. Ecco, vedete qua per esempio, questo era l'obiettivo del banco ottico, illuminato da fuori con una lampada, sempre la lampada da tavolo per la verità, però con luce significativa. Questo vedete F5,6, l'obiettivo era completamente aperto. Vedete, tutte queste macchie sono polvere che con questa illuminazione viene esaltata, polvere che o sulla superficie, notate che a occhio nudo non si vede e normalmente non si vede, quindi o sulla superficie o tra le lenti. E vedete questi disegnini colorati, sono il filamento della lampada, sono riflessi multipli del filamento della lampada. Però lo scopo di questa fotografia non era tanto questo, quanto far vedere che se io mi metto di lato, quindi nell'angolo della pellicola, quindi del sensore, non vedo più un diaframma rotondo, ne vedo solo una parte, vedete che è soltanto fatto in questa maniera. Se io chiudo il diaframma non c'è più la vignettatura perché a un certo punto vedete che io vedo completamente il diaframma. Quindi la vignettatura meccanica, che non è da confondere con quella che proviene dal coseno alla quarta, è dovuta al fatto che la lente frontale non è abbastanza grande. Se io avessi costruito una lente frontale più grande, io qui avrei potuto vedere il cerchio pieno, così come qua. E ovviamente io posso rimediare chiudendo il diaframma, a questo punto la lente diventa per forza abbastanza grande. Però è chiaro che non è più ottimale, stiamo sprecando sostanzialmente una parte del nostro obiettivo. Questo fenomeno di vignettatura in realtà ovviamente produce una caduta dell'MTF perché il diaframma non è più rotondo, non grave. Il problema principale è la caduta di luce. La caduta di luce può essere corretta quasi completamente dalla correzione flat field che fa parte della calibrazione standard e questa calibrazione di flat field, come vi dicevo, è assolutamente standard e necessaria a livello industriale. Bene, allora direi che qui possiamo terminare il primo blocco.
E adesso ci occuperemo sostanzialmente di fotometria e di illuminazione.